Buon pomeriggio a tutti. Si è appena concluso da poco un Consiglio dei Ministri nel corso del quale abbiamo deliberato l'adozione di un decreto-legge. È un decreto-legge che riordina un poco quella che è la disciplina anche dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale. Faccio una premessa. Il nostro assetto ordinamentale non prevedeva ovviamente una specifica emergenza di questo tipo, per cui noi sin dall'inizio abbiamo adottato un decreto legge che poi ha dato la possibilità con successivi DPCM, ormai famosi DPCM, di poter adottare specifiche misure, tenendo conto ovviamente dell'andamento epidemiologico del coronavirus. Con lo strumento dei DPCM noi abbiamo uno strumento flessibile che, come ormai noto anche a tutti coloro che ci stanno seguendo, a tutti voi che ci state seguendo, ci consente di dosare le misure di contenimento, di mitigazione del rischio e di prevenzione in funzione appunto della diffusione del contagio. Con questo decreto-legge abbiamo anche regolamentato più puntualmente e in modo ancora più trasparente i rapporti tra questa attività del Governo e il Parlamento. Prevediamo, ad esempio, che ogni decreto adottato, ogni iniziativa governativa venga poi trasmessa ai presidenti delle Camere e che il Presidente del Consiglio o un Ministro delegato, quindi che io vada a riferire periodicamente, ogni 15 giorni, sulle misure adottate al Parlamento, in modo da consentire che anche il Parlamento, dove siedono i rappresentanti del popolo, possa seguire continuamente, essere edotto su quelle che sono le misure adottate, su quelle che sono ovviamente gli strumenti di reazione posti in essere dal Governo per contenere la diffusione del virus. Un ultimo aspetto significativo. Anzi, altri due ulteriori aspetti significativi sono: uno è abbiamo regolamentato anche in modo lineare i rapporti tra gli interventi del governo, quindi dell'autorità centrale dello Stato e le regioni. Lasciamo che i presidenti delle regioni o delle province autonome possano adottare l'ambito esclusivo delle proprie competenze, possono adottare anche provvedimenti, misure restrittive e, se del caso, anche più restrittive, misure più severe, e ovviamente però rimane la funzione di coordinamento, di omogeneità che viene assicurata da tutto il territorio nazionale dai nostri interventi, agli interventi del governo. Infine, a livello sanzionatorio è previsto, abbiamo introdotto una sanzione, una multa, il pagamento che va da 400 euro a 3.000 euro, secondo le multe proprie che tutti quanti conosciamo quando ci sarà capitato qualche volta di violare le regole del codice della strada. Quindi d'ora in poi alla sanzione attualmente prevista, alla contravvenzione attualmente prevista, si sostituisce questa sanzione pecuniaria, questa multa, ripeto, da 400 a 3.000 euro. Voglio precisarlo, io sono veramente soddisfatto e orgoglioso della reazione che tutti gli italiani stanno avendo, che tutti i cittadini stanno ponendo in essere nel rispettare quindi le prescrizioni, le indicazioni che abbiamo fornito. Le forze dell'ordine stanno facendo un'attenta verifica perché è giusto che ci sia da parte loro un attento monitoraggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni, ma devo dire che la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste nuove regole e che comportano anche delle nuove abitudini di vita. Questo ci deve rendere tutti particolarmente orgogliosi, perché come ho sempre detto dall'inizio, tutti insieme, ciascuno deve fare la propria parte per affrontare questa emergenza e per poterla vincere e poterci rialzare quanto prima. Siamo
se tutti fanno e rispettano le regole, non solo mettono in sicurezza se stessi, i propri cari, ma consentono all'intera comunità nazionale di uscire quanto prima da questa fase di emergenza. Faccio un'ultima precisazione, perché da questa mattina purtroppo ancora una volta assisto alla indebita diffusione di una bozza che è una versione già superata, perché evidentemente una versione precedente. Per tutta la mattinata e poi in Consiglio dei Ministri abbiamo apportato ulteriori modifiche, quindi non tenete affatto conto della bozza che è stata pubblicata, però vorrei precisare che si è creato un po' di discussione e di dibattito sul fatto che l'emergenza sarebbe stata prorogata sino al 31 luglio 2020 con questo decreto legge. Nulla di vero, assolutamente no. Vorrei ricordare che quando abbiamo adottato il primo significativo provvedimento, abbiamo deliberato a fine gennaio il Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nazionale. Lo abbiamo fatto un attimo dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato l'emergenza, un'epidemia di carattere mondiale, globale. Siamo subito prontamente intervenuti e abbiamo dichiarato un'emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi, o comunque sino al 31 luglio 2020. Questo non significa che le misure restrittive che adesso in questo momento sono in vigore saranno prorogate sino al 31 luglio 2020. Quello è lo spazio dell'emergenza, ma noi siamo pronti in qualsiasi momento e ci auguriamo prestissimo per allentare, diciamo, la morsa di queste misure restrittive, per, se del caso, anche superarle, e anzi siamo confidenti e fiduciosi che ben prima di quella scadenza che avevamo ipoteticamente fissato all'inizio si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita, anzi direi più che a quelle ordinarie, a un migliore stile di vita, perché io sono convinto che questa prova durissima che tutti noi stiamo affrontando ci renderà migliori, perché è il momento in cui tutti quanti, io stesso, ma credo ognuno di voi, sta riflettendo anche su quel che ha fatto, sulla propria vita, sul proprio stile di vita, sulla propria scala di valori. Questa è l'occasione per fare delle riflessioni che di solito noi non riusciamo a fare, perché siamo presi da un tran tran frenetico, un via vai frenetico, e da questo punto di vista oggi in queste giornate, ahimè purtroppo, abbiamo più tempo per riflettere. Io credo davvero che ne approfitteremo anche per trarne il giusto insegnamento. La parola quindi ai giornalisti che sono collegati in videocollegamento. Ne vedo diversi, forse Senio Bonini, Rai News 24. Signora Presidente, non so se mi sentite in questo esperimento nuovo da remoto. Allora, lei ha chiarito in pratica quello che le volevo chiedere sulla data del 31 luglio. Io le volevo chiedere appunto se era un termine plausibile per uscire da questa crisi. Vado avanti e le chiedo allora a questo punto, se argomento, nel decreto che è stato appena varato dal Consiglio dei Ministri ci sono quelle norme riguardo ai mezzi, auto, motorini e il sequestro possibile di fronte ad eventuali violazioni delle norme, e se poi le regioni, questo raccordo è stato fatto per evitare un po' che le regioni continuino ad andare in ordine sparso, come è avvenuto, come è sembrato nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. Grazie molte. Ho bruciato la prima domanda, però ripeto e ci tengo a chiarirlo, perché mi è stato detto che si è creata un po' di confusione, quindi giova ripeterlo. La data del 31 luglio non è la data delle attuali misure restrittive, confidiamo di rimuoverle molto prima. Quella è la data astratta del periodo di emergenza, ma è stata decretata sin dal 31 gennaio
di quest'anno, quando all'inizio abbiamo dichiarato l'emergenza nazionale perché ci ha consentito poi di adottare i conseguenti provvedimenti. Lei mi diceva, per quanto riguarda le sanzioni, la multa, come dicevo, va da 400 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui la violazione sia stata compiuta attraverso l'utilizzo di un'autovettura, di un veicolo, allora la sanzione è aumentata fino a un terzo. Quindi c'è soltanto un aumento di queste somme sino a un terzo se il trasgressore viene colto alla guida di un autoveicolo. Quindi non c'è il fermo, per intenderci, non c'è il fermo amministrativo. Per quanto riguarda le regioni, noi ci siamo dati, faccio anche un discorso un po' più ampio, sin dall'inizio io l'ho chiarito, abbiamo un ordinamento su base regionale, in particolare la sanità è di competenza regionale. Noi stiamo facendo uno sforzo incredibile per supplire alle carenze che si stanno rivelando nelle varie strutture ospedaliere, perché ovviamente questa epidemia non era attesa e stiamo facendo di tutto per rinforzarle, ma la competenza è regionale, quindi non possiamo che procedere in pieno accordo e coordinamento con le regioni. Però è chiaro che la competenza sulle misure restrittive deve essere dello Stato, perché sennò si genera molto disorientamento, molta confusione presso la popolazione. Fermo restando quindi che la disciplina di cornice ce la riserviamo noi come Stato, in particolare governo, per quanto riguarda le misure restrittive, lasciamo anche la possibilità alle regioni, di fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di adottare, se del caso, misure anche ulteriori, ma solo in questo caso. Mi sente? Buonasera. Sì, è benzina. Durante la contrattazione che il governo ha portato avanti con le parti sociali, oltre a chiederle cosa non ha funzionato, le domando se lo sciopero metterebbe a rischio un eventuale sciopero. Metterebbe a rischio il rifornimento di beni essenziali, penso ai farmaci, agli alimenti, e che giudizio darebbe se si ricorresse a questo tipo di protesta, di questa forma di protesta, in una situazione emergenziale che gli italiani stanno vivendo. La ringrazio. Ma guardate, i sindacati sanno che con loro la Porta di Chigi e dei vari ministeri che sono interessati, le porte sono sempre aperte. Io personalmente lavoro con loro, non dico che è un lavoro quotidiano, ma quasi. Ci siamo incontrati tantissime volte e continueremo a incontrarci, perché ritengo che la modalità migliore per assumere delle decisioni sia il confronto con tutte le parti sociali, cercare ovviamente di avere da loro quelle che sono le sensibilità, le stanze di chi rappresenta gli interessi così importanti di categoria, ma nello stesso tempo dico sempre che poi la responsabilità della decisione spetta al governo, anche perché diciamo non possiamo pensare di introdurre delle modalità di codecisione. La concertazione degli anni 90 è un periodo storico che dobbiamo considerare superato. Questo è il momento, invece, è il periodo del confronto. Del confronto che in questo momento di emergenza è ancora più serrato, è ancora più continuo. È la ragione per cui, quando abbiamo deciso di adottare un provvedimento di restrizione, di chiusura delle attività produttive, abbiamo ritenuto necessario il confronto con i sindacati, oltre che con le associazioni delle categorie imprenditoriali. Detto questo, stiamo ancora lavorando con i sindacati, perché è normale che possa avvenire, decidere di chiudere interi comparti, individuando di punto in bianco, immaginate, quali sono le attività essenziali e quali non essenziali, è una operazione complicatissima. L'Italia, lo vorrei ricordare, non ha mai affrontato
problematiche di questo tipo. Si può dire che col senno di poi si può far meglio, si poteva far meglio, tutti hanno una soluzione, però se la confrontate sono sempre soluzioni diverse, quindi vuol dire che non c'è una certezza, un'univoca soluzione che possa mettere tutti d'accordo. Detto questo, quindi stiamo facendo degli aggiustamenti, coinvolgendo anche i sindacati, che non sono rimasti in alcuni casi soddisfatti per le scelte che ha fatto il governo col decreto quando abbiamo individuato le attività essenziali, le attività produttive. È una cosa complicata perché le filiere produttive sono molto integrate e quindi bisogna considerare che se noi oggi mangiamo del cibo nel supermercato c'è una base di polistirolo su cui questo cibo è depositato, c'è una pellicola trasparente, c'è un'etichetta, quindi vedete quante attività produttive si concentrano. Detto questo, mi auguro che non ci siano scioperi di sorta. In questa fase il Paese non se lo può permettere, questo vale anche per i rifornitori di carburanti. Confido ovviamente che questi annunci possano rientrare, perché noi dobbiamo garantire a tutti, ovviamente a tutta la comunità nazionale, l'approvvigionamento di tutti i servizi essenziali, quindi posso garantire che la filiera alimentare sarà assolutamente garantita, ma posso anche garantire che sarà assicurato il rifornimento del carburante. Buonasera Presidente. Le volevo chiedere, questa mattina il commissario Borrell in un'intervista reputa realistica l'ipotesi per cui ogni 10 persone ci sia una persona contagiata dal coronavirus. Le volevo chiedere se anche lei ritiene questa ipotesi realistica e se il governo pensa nei prossimi giorni o nelle prossime settimane di modificare la modalità con cui vengono effettuati i tamponi, che al momento sono fatti soltanto sulle persone sintomatiche. E a questo riguardo le volevo chiedere anche se pensate a tracciare in qualche modo gli spostamenti attraverso il telefono cellulare o apposite app delle persone contagiate per prevenire i rischi di contagio. Grazie. Ma guardi, si riferisse a delle riflessioni che vengono fatte dal punto di vista della comunità, in seno alla comunità scientifica, anche a livello mondiale. Cioè in questo momento in tutti i paesi si può immaginare che è difficile pensare di avere il numero esatto dei contagiati, perché rispetto a quelli che lo sono realmente, semmai sono anche molti asintomatici e quindi inconsapevolmente lo sono, è difficile avere un numero esatto. Era questo il ragionamento, immagino, che abbia fatto Borrell. Ma su queste domande ovviamente il dibattito nell'ambito della comunità scientifica è aperto. Il Presidente del Consiglio non è uno scienziato, non è un virologo, non è un epidemiologo e per questo, da questo punto di vista, le rispondo anche per il resto. Noi sin qui abbiamo sempre seguito, poi soprattutto per questi profili, diciamo, che hanno una diretta attinenza scientifica, le indicazioni e raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Noi abbiamo sposato le loro indicazioni, nel momento stesso in cui loro ci hanno suggerito un modus procedendi per contrastare il contagio ancora più efficace in materia di test, eccetera, non le abbiamo mai disattese queste indicazioni, continueremo a farlo. Al momento quindi non c'è ragione di cambiare la nostra modalità sia di conteggiare i contagiati sia di procedere ai testi. Abbiamo una linea, lo vorrei chiarire e confermare, di massimo rigore e di massima trasparenza. Gli italiani vivono e sono così amanti delle loro libertà, della loro democrazia, dei presidi democratici, che secondo me sarebbe stato anche solo impensabile non abbracciare da subito la linea della trasparenza, della chiarezza. Allora, andiamo avanti con Elisa Saltarelli, prima pagina. Allora abbiamo Fanpage, Villeggi.
Presidente, io sulla scorta di quello che ha risposto prima la collega riguardo al confronto con i sindacati, volevo chiederle se il governo è pronto eventualmente a usare lo strumento della precettazione, di precettare i lavoratori in caso di scioperi in settori che considerate essenziali. Grazie. Sono convinto, dottor Billecci, che non arriveremo a questo. Non arriveremo a questo perché io ho visto nel mondo anche sindacale dei lavoratori un grande senso di responsabilità, c'è un senso forte di comunità, fermo restando che, l'ho detto io stesso, dobbiamo assicurare sicurezza nei luoghi di lavoro, dobbiamo tutelare la salute anche dei lavoratori, Ed è per questo che siamo stati 18 ore a Palazzo Chigi con i sindacati e le associazioni di categoria per sottoscrivere il protocollo di sicurezza anticontagio. Detto questo, per quanto riguarda in particolare i rifornitori di carburante, la Ministra De Micheli adotterà adesso una ordinanza che consentirà di regolamentare anche l'orario, diciamo, di apertura in modo da assicurare i rifornimenti in tutta la penisola, e questo sarà sicuramente una modalità per venire incontro ad alcune istanze. Se proprio devo dirlo, non ritengo sarà necessario, ma è chiaro che in questo momento dobbiamo presidiare in tutti i modi le attività assolutamente essenziali, ritenute quindi essenziali ai fini del funzionamento di una macchina statale che già sta marciando con i motori rallentati. Susani Fiscali. Sì, buonasera Presidente. Mi sentite? Sì, io volevo chiedere questo. Sono per tutti giornate molto difficili, con grande dolore, con grandi sacrifici, eccetera. Un sacrificio poteva essere quello di chiedere ai vari presidenti di regione se potevano dare il loro potere al governo, ovvero sia accentrare nel governo i poteri delle regioni. Francamente, lo sforzo che state facendo di coordinamento con le regioni e con i sindaci complicato, insomma, stanno succedendo fatti complicati in tutta Italia. A Messina si stanno litigando se far partire persone per farle tornare a Reggio Calabria oppure no, e così in varie altre regioni. Quindi non era possibile chiedere ai governatori di rinunciare a un po' di potere, visto che tutti stiamo rinunciando a qualcosa, e concentrare nel governo le decisioni per rendere tutto più semplice, più chiaro e trasparente, come dice lei? Dottoressa Fusani, dal primo giorno abbiamo curato i rapporti con i rappresentanti del governo territoriale in modo continuo e costante. Io personalmente, affiancato dal ministro Speranza e anche dal ministro Boccia, il ministro per le regioni, che li sente costantemente. Credo che questa sia la modalità migliore. Non è pensabile nel nostro assetto ordinamentale, come dire, un intervento autoritativo oggi in questa fase da parte dello Stato centrale, ma le dico anche per una ragione specifica. Primo, perché riteniamo in astratto e in concreto senz'altro preferibile la strada della collaborazione. La stiamo chiedendo a tutti i cittadini. Immaginate quindi se i rappresentanti delle istituzioni non riescono a collaborare. Daremo un pessimo esempio. E poi perché c'è anche un'altra ragione più pratica. Siccome la competenza della sanità è in mano alle regioni, avocare da un momento all'altro, in piena emergenza, le competenze delle regioni allo Stato e quindi introdurre dei poteri sostitutivi dello Stato, del governo centrale, rispetto a quelle che sono le competenze degli assessorati regionali alla sanità e dei governi territoriali, sarebbe qualcosa di poco funzionale, perché, per dirle per cogliere un aspetto senza entrare in dettaglio, comunque tutto il patrimonio informativo che loro hanno non è proprio esattamente quello che possiamo avere oggi a un momento all'altro a livello centrale. Loro conoscono meglio i territori, conoscono meglio le strutture ospedaliere, quindi con loro dobbiamo lavorare. E finisco l'intervento per dirle che questa modalità di procedere sta dando dei risultati, attenzione, sta dando dei risultati. Di fronte
a una fase così acuta di emergenza, quale quella che stiamo attraversando, noi possiamo dire oggi che abbiamo riconvertito 78 ospedali come Covid Hospital. Noi abbiamo trasferito 59 pazienti in terapia intensiva dalla Lombardia in altre regioni italiane. Noi abbiamo portato le unità di terapia intensiva in Italia in pochi giorni da 5.343 a 8.370. Per quanto riguarda le unità cosiddette di subintensiva, siamo passati da 6.525 a 26.169. Quindi i risultati ci sono. Stiamo vivendo una situazione drammatica, ma stiamo reagendo in modo efficace rispetto a quella che era la situazione di partenza, rispetto a quella che è l'esplosione dell'epidemia. Abbiamo John Follein di Bloomberg. Volevo chiederle, cosa c'è da vuole cosa? Io non ho sentito nulla, quindi la invito a ripetere la domanda, scusi. Facciamo intanto Elisa Saltarelli, prima pagina. Allora Nico Perrone, dire. Buonasera Presidente, Nico Perrone dell'Agenzia Dire. E siamo in emergenza, negli occhi di tutti gli italiani ci sono le immagini di quello che sta accadendo al nord negli ospedali e nel sistema sanitario di primissimo ordine che abbiamo in quelle regioni. Oggi il binario Arcuri, cito le sue parole, ha implorato gli italiani a rispettare le regole, le disposizioni, le restrizioni che il governo ha emanato. Il decreto del governo lo prevede, visto che arrivano molte segnalazioni dal sud che questo rispetto delle restrizioni non viene attuato, ecco, e pensa di inviare l'esercito perché queste restrizioni siano rispettate, per non far esplodere focolai importanti dell'epidemia anche nelle regioni del sud che non hanno gli ospedali del nord. Grazie. Guardi, noi stiamo già utilizzando l'esercito. Stiamo già utilizzando l'esercito perché innanzitutto pensiamo al personale sanitario, medico, del militare. Lo stiamo utilizzando negli scenari di assoluta crisi e quindi ci sono delle unità di personale medico militare che si trasferiscono a secondo delle necessità per intervenire nelle varie strutture ospedaliere nelle situazioni più critiche. Per quanto riguarda poi l'esercito, lo stiamo utilizzando. Voi sapete già che abbiamo delle pattuglie dell'esercito nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. Stiamo riconvertendo quei militari anche per reintegrare l'intervento delle forze dell'ordine. Però vorrei anche dire che il lavoro delle forze dell'ordine è un lavoro molto efficace, efficiente, hanno fatto tantissimi controlli. Adesso poi c'è questo meccanismo sanzionatorio di una multa, diciamo, molto più onerosa dal punto di vista economico. Abbiamo tutti gli strumenti per poter perseguire in questo modo. Quindi sicuramente benvenga anche l'aiuto dell'esercito, però i cittadini non devono pensare che in questo momento la tenuta dell'ordine pubblico debba essere solo esclusivamente affidata a un'immagine di militarizzazione dei centri abitati. Le forze dell'ordine stanno già operando efficacemente. Ci sarà anche l'esercito, dei presidi delle forze armate, ma già adesso la situazione si sviluppa e il controllo dell'ordine pubblico avviene in modo molto efficace. Grazie a tutti. Grazie a tutti.